Ciao ragazzi ed eccoci qui su Descenders o Descenders, come si pronuncia non lo so, ma oggi siamo qui in questo gioco sulla Nintendo Switch perché ragazzi stiamo parlando di un gioco in prova, perché ragazzi chi ha l'abbonamento Nintendo Switch Online ha la possibilità di scaricarlo, ma c'è un limite, praticamente il 27 aprile terminerà la prova, quindi ragazzi sbrigatevi a provare questo gioco sulla Nintendo Switch perché è gratuito con l'abbonamento Nintendo Switch Online solo per una settimana. Quindi ragazzi, io direi di provarlo. Non è un gioco nuovo da quello che praticamente vediamo dal Nintendo Shop che ci dice che questo gioco è uscito nel 2020, 6 mesi fa, una roba del genere. Non è assolutamente vero perché ragazzi, questo gioco è uscito nel 2018. E quindi ragazzi hanno fatto un porting sulla Nintendo Switch, tanto per... Allora, questo gioco mi ricorda tantissimo... come si chiama? Trial Racing... Racing, mi sa... Però quella è con le moto. Qui invece abbiamo questa bicicletta che è veramente incredibile. Ammazza come corre! Madonna! Che figo! Si può frenare! Beh, il primo gioco comunque che vedo che sulla Nintendo Switch funziona con i tasti, con i grilletti della Nintendo Switch, con i grilletti del controller della Nintendo Switch. E chi ha un Pro Controller è anche pure comodo. E quindi ragazzi, bello usare i grilletti della Nintendo Switch, del Pro Controller più che altro. Madò, e quanto corro! Madonna! Che figo, le derapate. Adesso stiamo facendo tipo le basi. Però corre tantissimo. Madonna santa. Guardatelo. Oh cazzo. Meno male che non si fa un Aspettate. No raga. No raga, me ne sono accorto adesso. Lollo 02. E ho il numero 02. No ragazzi. Ma questa è una cosa fantastica. Cioè, avere il nome Lollo 02 io perché mi chiamo così sulla Nintendo Switch. E poi la maglia c'ha pure lo stesso numero, 02. Preferivo il 23, però pure così è fantastico. Ma cosa, ragazzi? Sto sognando. Io non ho cliccato niente, ragazzi. Non ho settato... Oh, cazzo. Vabbè. Doveva succedere. Ricominciamo. Vabbè, questo è un tutorial, quindi, ragazzi... Piano, piano, piano. Posso anche frenare? E dai però, questa è la seconda volta. Vediamo un po' se... Allora, sotto ci sono i chilometri orari. Ora me ne sono accorto. 60 chilometri orari, la madonna. 70. Freniamo! Ok. Ma che tocca fa? Derapa per 20 metri. Ah... Ah, tipo così. Ma cosa, ragazzi? Ok, ho fatto. Supera il traguardo. Che significa? Supera il traguardo vuol dire arrivare. Oh, ok. Dai, su, su, su. Vabbè, interessante, dai. Almeno il gioco è in italiano. Oddio, no! Cazzo. Lì proprio la spina dorsale rip, proprio. Dai su, ci riproviamo. Fai un black flip. Cioè proviamo, vai. Riprendi il controllo, bravo. E ora fai un salto. Che significa fare un salto, ragazzi? Che palle. Su. Dai, 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 dai. Mi sa che non ce la fa. No. Dai, ma come si fa a fare un salto? No, dai, non morire. No, che palle, devo ricominciare da capo. Che coglioni, raga, che palle. Ah, salta così. Non ho capito. Così? Non ho capito. Dio santo. E vabbè, si sfracella per terra questo. Allora, con calma ci rigiriamo. E dai, e pedala, porca troia. Ok. Vai, rincorsa presa. E non ci arriviamo, ragazzi. Dove cazzo? No, vabbè. Mi sono buggato sotto la rampa. Sotto la rampa. Ma dai, che cazzo. Oh, oggi sono sfigato.
Cioè, io sto pure al tutorial, ragazzi, e nemmeno stiamo a fare qualcosa di incredibile. Allora. Dai, ma io ho saltato. Mannaggia la puttana. Ho saltato io, porca troia. Ma è possibile? Allora, facciamo prima un black flip. Ok. Poi facciamo così. E voilà. Ho saltato, non so con quale grafica. Oddio, ma cambia pure le grafiche. Bella la prima persona, ma non lo sapevo. Ci mettiamo in prima persona, ovviamente. Allora, come piegare la bici? Madonna santa. Così, porca puttana, c'ho il mal di stomaco, raga. Che significa? Fai un senza mani, ma cosa? Ma cosa, ragazzi? In che senso fai senza mani? Ma... Allora, non lo so, ragazzi. L e R. Ma si può skippare questo tutorial? Esci. Oh, mi sembra di sì. Ma cosa, ragazzi? Ma cosa? Ma che tocca fa qua? Ma no, siamo online. Ma che figata! Ma che figata! Ma che roba è? Una lobby questa! Ma che tocca fa qua? Scusate! Fa il mega divertimento! Che cazzo tocca fa? Eccolo, 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 eccolo! Niente! Ho perso la scia! Oddio! Cosa ho fatto? Ma cosa, ragazzi? Così all'improvviso! Un black flip! Un backflip così alla random. Tra un po' cadevo ed ero fottuto. Vabbè, che tocca fa insomma? Inizia, in che senso? Ah, ok, menu principale. Quella è una lobby? Stai saltando il tutorial? Ok. Vai, sì, sì, saltiamo. Sfida giornaliera, multiplayer, lobby. Ma ovviamente, ragazzi, andiamo... Nel multiplayer, vai. Sì, mi piace entrare nel multiplayer. Siamo contro 4 giocatori. Così, siamo entrati in una lobby alla random. Allora, siccome l'online non funziona, si vede che la gente ancora lo deve scaricare questo gioco. Andiamo a farci una sfida giornaliera. Tanto per... Io, ragazzi, ho cercato in qualche modo di andare avanti col tutorial. Quindi, anzi, l'ho saltato pure. Non so cosa riesca a fare con la mia bici. Ecco, ho un po' paura di quello che può succedere adesso. Vabbè, comunque finisci in meno di 50 secondi. L'obiettivo sarebbe questo. Però, da quello che vedo, è sempre online, ragazzi. Quindi ci sfidiamo sempre online. Allora, questo è un livello abbastanza facile. Beh, diciamo. No! Prima persona! Che figo! Boni, 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 boni! Madonna! Vai! Io non rischio, ragazzi, col cazzo che faccio il backflip, le cazzate varie! Madonna! Boni, boni, ma è troppo facile! Dai, su! Bello! Bello! No! Il controllo sto perdendo! E niente, mi sa che ho perso la sfida. Mancano 4 secondi. No! Ma questa è sfiga! Ma dai! Ma dai! Ma ero quasi arrivato! Ero! Ma non ci credo! Dai, ma è sfiga, ragazzi! Io taglio. Si può tagliare? Mi sembra di sì. Vai! Ah no, ricominciamo da capo. Mortacci loro. E allora niente. Facciamo così. No, no, no. Vabbè, comunque se io taglio, ragazzi, non succede nulla, no? Vero? Cioè, ma no, ragazzi, è bruttissimo tagliare. Ma no, ragazzi. Ma no, ma cosa? Ma no, ragazzi. Ma dai. Ma se può tagliare, ma io non lo sapevo. Ma cosa? Ma dai, è impossibile. Cioè, ma che cazzo. Ci sono altri livelli, ovviamente sempre nelle montagne.
Quindi ragazzi, praticamente possiamo scegliere vari livelli, quindi non è una sfida giornaliera, non ho capito bene. Però dai, è carino, carinissimo. Oltre ad andare però sulle montagne, da quello che ho visto, si possono fare tanti altri livelli. E ora, per curiosità, io esco, devo fare un atterraggio pulito. Aspettate, io faccio così. Cioè, nessuno mi rimprovera. Cioè, mi sono incareggiata. Questo è un atterraggio pulito, no? Non è un atterraggio pulito? E che cazzo di atterraggio pulito vuoi? Te, lo cazzo sono andato a finire. Niente, morto. Allora, andando sulle modalità, possiamo andare, oltre alla sfida giornaliera, su Bike Parks. Che significa? Ma qua ci sono delle mappe interessanti, raga. Ma cosa sono ste mappe? Ma belle, bellissime. Cazzo, che fighe. Questa che è? Vai, mi attira questa. Vediamo un po'. Supera il traguardo. Dovrebbe essere sempre online, da quello che ho capito. No, non c'è nessuno. Strano. Vabbè, sti cazzi. Vabbè, troppo facile. Che sono le colline queste? Madonna. Marò. Qui ci vuole la moto, ragazzi. Come fa ad avere tutta questa potenza sta bici? Non lo so. Su ste colline che sono ripidissime. Possiamo fare così? No! No! Non può andare indietro però. Ovviamente, come fa una bici ad andare indietro? Facciamo così. Ah, è troppo facile ste montagnole. Shit. Dove cazzo sta il traguardo? Il problema è che se io sbaglio, ragazzi, ricomincio tutto da capo. E non mi va di ricominciare da capo. No! Mamma mia, mo si accappottava e porca puttana ero fottuto. Noi facciamo così. Cittiamo. E l'alberello di merda. Vai, 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 vai. È una cazzata, raga. Se facciamo tutti così, porca puttana, il gioco va fallito. Ma perché non hanno messo tipo delle barriere? In teoria sono arrivato. No. Dove cazzo devo andare, porca merda. Vai, prima persona. Mamma mia. Ci può stare come grafica sulla Switch. Però è una grafica che, bene o male, la trovi anche nei cellulari. Vai, vai, vai. Una cazzata, oh. Fighissimo. Facile, ma figo. Direi. Dove sta il traguardo? Datemi un traguardo. E la marò. Oh, oh, oh. Fermate, fermate, fermate. Si è connesso uno. Oddio, si è disconnesso. Ha visto che la mappa fa schifo al cazzo e quindi si è andato. Traguardo, datemi un traguardo. E la marò. Ma quanto è grande sta mappa? Ma non posso andare giù. No, ragazzi, non posso andare giù? Sì che posso. Mi sfracello però. Oddio! Ma non è possibile. Devo ricominciare a capo. Ma sti cazzi, ma io proprio me ne vado. Ma no, ragazzi. Questo è un ottimo gioco per cazzeggiare. Tanto che possiamo continuare, ok. Tanto che, ragazzi, andiamo su un altro interessante. Ci sono i bike out 2, 3, 4. Che significa? Bello questo, vai. Proviamo questo, bike out 4. Un parco divertimenti nell'acqua. Che è? Ah, peggio di Fall Guys, raga. Porca merda. Soltanto che stiamo con la bici. Come si fa qua? Cazzo so questi cosi. E vabbè, nemmeno abbiamo iniziato. Già a fondo.
già a fondo. Come si fa a saltare? Ma no! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! No, dai! Che cazzo! È impossibile! Pare che ho gli spasmi! E vabbè, ma come ho fatto prima? Era andato tutto sparato! Era impossibile! Dai! No! Ah, ma è impossibile, riave il culo! Poi non mi piace il fatto che dobbiamo ricominciare da capo. Cioè, praticamente Fall Guys ha preso spunto da questo gioco. E dai! Che palle! Non ci sono checkpoint, non c'è un cazzo di niente. Sti quadrati di merda mi hanno rotto il cazzo. Quindi basta, basta, basta. Terminiamo il percorso. Vediamo un attimino altre modalità. Tanto per... Su, lo capisco che questo gioco è online e la mia connessione mi fa cagare. Però dai, allora. Che vuol dire rimessa? Aha, posso modificare la bici. Caschi? Non abbiamo un cazzo. Ah, vabbè. Abbiamo tipo delle cose standard perché ancora le dobbiamo sbloccare tutte. Non abbiamo il clacson. Peccato. Se avevo il clacson potevo proprio spammare tutto quanto. Oh, qui possiamo modificare il mio personaggio. Ma no, ma sti cazzi, ragazzi. Ma sti cazzi. Cambia numero sulla maglia. Ma io me lo cambio subito. Numero 23. Vai. Dai, come no. Ok, conferma. Oh, perfetto. No, il nome va benissimo. Perfetto, ufficio sponsor. Che è? Ah, pure gli sponsor. No, vabbè, questa è tutta la carriera, vabbè. E inizia. Nuova sessione, sessione carriera plus. Vediamo un po'. Cosa cambia? Ah, no. Bisogna raggiungere tipo una reputazione. Collina. Vabbè, questa è facile da fare. Tipo un altro... Questa possiamo dire è la storia principale. E poi con la reputazione, ragazzi, possiamo sbloccare altre modalità e altre mappe. Soprattutto penso anche oggetti... come clacson, altri tipi di bici e via. Dai, però è interessante, dai, ci sta. Però è bellissimo da portare pure come gioco di cazzeggio. Principalmente è quello, l'utilità di questo gioco, ragazzi. Qualcosa veramente di divertente. Vai, non c'è nessuno che ci rompe le palle, no, invece ci sono. Comunque possiamo dire che è un gioco basato principalmente online. Quindi bene o male qualche persona la trovi. Massimo mi sembra 4 persone in una lobby. Quel rombo significa che praticamente abbiamo la persona lì. Lì. Riusciamo a superarla? Attenzione. No, ma questo l'abbiamo fatto prima di livello. Più o meno è simile, ragazzi. Sulle colline. Quello è arrivato. Vabbè, ma comunque questi primi livelli, ragazzi, è normale che sono facili. Anche perché praticamente siamo all'inizio. Tanto per provare un altro livello, io direi di fare l'ultimo. Che è questo qui. Le modalità che abbiamo visto prima, cioè quella del parco, dei parchi, è veramente qualcosa di impossibile. Cioè, avete visto che cadevo subito, cioè era qualcosa di impossibile. Quindi è inutile andare su quel parco lì acquatico che morivo subito. Più che altro devi essere esperto e di avere tanto tanto culo. Il fatto che non c'è nessun checkpoint, ragazzi, mi fa imbestialire. Ma può essere un bel contenuto da portare in live. Sicuramente, ragazzi. Qui si può tagliare. Tagliamo, ma sti cazzi. Ma chi me l'ha detto che devo seguire la stradella questa qui di terra? Maledetta. Io posso passare pure per i campi come le pecore e via. Oh, vedete? Che facile. Ci impiego pure meno tempo. Vamo così. Tagliamo tutto su Mario Kart col cazzo che si può tagliare così tanto. Dai, ma che palle.
Il bello di ricominciare da capo, ma io ritaglio ancora, sono bello tenace. Rischio tanto perché... Ah no, cosa ho preso? Un checkpoint? Pensavo che dovevo ricominciare da capo. Strano che siamo già arrivati. Ma benissimo. Ma ok. E vabbè ragazzi, direi di finire questo gioco ignorante, ragazzi. Alla fine è un gioco ignorante, tanto per portarvi qualcosa. Che lo potete provare sulla Nintendo Switch, vi ricordo, entro il 27 aprile gratuitamente. O altrimenti potete comprarlo in questo momento che è al prezzo di 15 euro. Quindi ragazzi, questo video su Descenders può finire così. E beh ragazzi, questo video su Descenders può finire così, spero vi sia piaciuto, lasciate like se è per questo. E ragazzi, è un gioco veramente molto molto carino, può essere anche divertente tanto per cazzeggiare, se non avete nulla da fare questo gioco è perfetto. E ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco e soprattutto se l'avete provato una volta. Ah, vedete, c'è pure il deserto. Ah, vedi che roba. Ah, vedi, ma non andiamo qui. Nel Far West. Vabbè, comunque, chi ne è iscritto, iscrivetevi subito, mi raccomando. I social li trovate qua sotto in descrizione. Andatemi a seguire anche lì. Oddio, ma che cazzo sta succedendo? Ma che cazzo è successo? Boh, ok. Ha fatto un ipersalto. Forse perché non si poteva andare lì. Vabbè, comunque, chi ne è iscritto, iscrivetevi subito, mi raccomando. I social li trovate qua sotto in descrizione. Andatemi a seguire anche lì se volete. Instagram lollo0thebest e Telegram @lollo02thebest. Io vi saluto, vi ringrazio di aver seguito tutto questo video dal mio ciclista morto e ciao.